cazzo. Oh, guarda qua, dicono che c'è un'eccedenza di personale! E finito di TikTok! Vogliono cessare definitivamente la produzione! Perché dicono che stanno in crisi! Crisi! Quale crisi? Noi siamo in crisi! Fermate ste macchine! Che sono 10 anni che dicono che vogliono... Sindacalista dei miei coglioni, sono 10 anni! 10 che ci dici che dobbiamo stare calmi! C'ha ragione! C'ha ragione! Vabbè, sindacalista dei miei coglioni non me lo dici, sennò quando è vera la Madonna ti spacca la faccia! Però avete ragione. In direzione, corte e forza! Stiamo andando in direzione. Ma che direzione? Ma volete lavorare, ma volete il lavoro? Ma che gli americani si sono incazzati, volete faticare? Mario, vieni qui. Qui, Mario, guardami qua. Tutti quanti abbiamo buttato il sangue qua dentro. Se questi se ne vanno è perché non hanno più bisogno di noi, hai capito? No, non c'hanno bisogno di te. Te voi non c'hanno bisogno, ma te invece hanno bisogno. Io sta macchina la conosco pezzo per pezzo. Mario. Lo sai che mi succede a me se mi licenziano? Lo sai dove torno io? Torno nella merda da dove vengo, con 2 bambini, una moglie e 20 anni di muto sulle spalle! Oh, Mario! Mario! Ma che è sta sceneggiata? Ma che stai impazzito, Mario! Ma che vuoi fare, ma? Oh. Ho dato tutto, eh? Mi siete presi tutto! Oh, e questo è ringraziamento, eh? Questo è ringraziamento! Ferma che ti fai male! Fermati! 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 E questo è il ringraziamento, eh? Ringraziamento! E vaffanculo, va, avanti, ma! Ma come cazzo devo fare con te che non capisci, tu cazzo! C'è Nunzia. Nunzia. Accomodati. Voi lo sapete che Giovanni ha lavorato 20 anni alla verniciatura. Ho portato la cartella clinica. Giovanni era un uomo forte, se lo ricordano tutti. Io voglio sapere se me l'hanno ammazzato loro qua dentro. 3 anni fa noi abbiamo fatto l'elenco di tutti i nostri compagni morti per tumore. E negli anni 70, come sindacato, abbiamo aperto pure una vertenza. Tu lo sai come ci hanno sempre risposto. Che eravamo nella media. Però mo ci riproviamo. Questo è il momento più importante. A questo punto al paese mio la pupazza la bruciamo, così si porta via tutto il male. E mo la bruciamo pure noi. Fontana, ecco tutto. Musica! Ah, ah, qui non si brucia niente. Come non si brucia? Come non si brucia? Come sta? È un rito, è un simbolo antichissimo. Se lo chiedete al parroco che se ne capisce. Su, state a discutere, qui il sindaco sta parlando. Come sta? Sono io l'operaio che sta perdendo il lavoro, non il sindaco. Noi avevamo una produzione giornaliera di 12.000 pneumatici, più dei 9.600 preventivati. Lo sapete che cosa significa questo? Che eravamo produttivi. Ci ammazzavamo di lavoro, ma eravamo produttivissimi! Lo so che sta facendo lei, sta facendo resistenza al pubblico ufficiale, mi no, segue? No, io sto facendo resistenza alla Querer! Perché non è venuto nessun poliziotto quando la Querer ci rovinava la salute, quando inquinava! Se io cerco di bruciare, non dico la Querer, per carità, ma una pupazza di cartone! Con su scritto Querer, la polizia prende il manganello! Ma se la Querer ci avvelena con le gomme! Si botte miliardi e miliardi dallo Stato e se ne va e ci licenzia tutti quanti. La polizia sta buona. Ma che cazzo di paese è questo? Che se
stati noi operai del comitato a lanciare l'idea di andare in America per parlare direttamente col presidente della Carrera. E noi invece qua noi ci troviamo rappresentati da una delegazione che è formata da lei, da sua moglie, caro sindaco, dal presidente qua del Consiglio Comunale, poi dal cancelliere, da rappresentanti sindacali, da rappresentanti di partito, da Don Peppino Tuminelli che sarebbe il parroco. Il parroco rappresenta il vescovo. E senza di me, senza il vescovo, col cazzo che avevamo un appuntamento col presidente della Carrai. Sindaco, qua bisogna ridiscutere tutto, mi dispiace. A Salvatore, rispondi a me. Lo sai in inglese? No. No. E i tuoi compagni lo sanno l'inglese? No. No. E allora che cazzo ci venite a fare? Per farvi un viaggetto gratis negli States? Mandateci con il vostro rappresentante e basta. Ma vattene, Sky. Ok. Ok. They said the immigrant still the upkeep of a respectable gentleman. They said it would be wine and roses if England were for Englishmen again. Sorry. At the end of December was 5 billion. Yes. Your name, please. My name is Antonio Colilla. I was born on 15 February 1961 in San Marcellino, 3 kilometers from Benaco. All that we were able to give you, you have already taken from us in this year. But we didn't come here to ask for a pity. We don't want a charity. We come here to say, give us back the Italian government money that you stole. They contaminated the land you contaminated. Refund us at the very high price for the health that you took from us. La morte, the death che avete dato ai nostri compagni, our mate, our workmate. Furio Moraldo, dal 67 al 98 al reparto Calandre 4 Rulli, esposto a eptano, talco, fumi, vapori di gomma calda, che è morto per carcinoma ad emosquamoso alla mucosa bronchiale. Vincenzo Greci, 21 anni al reparto trafile, respirando eptano, collante, talco, amianto allo stato puro, e che è morto per adenocarcinoma all'intestino crasso. Dario Melotti, 6 anni al reparto costruzioni grandi gomme, abbastanza per morire per neoplasia polmonare. Armando Fichera, 30 anni al reparto. Spare us the entire list, Mr. Colella. A company's problems cannot be resolved with rhetoric. Che ha detto, suo struzzo? Retorica? Lascia stando. Non sai come sono questi del Benaco, no? Scusate, non bevi. Padre, che fai, padre? Gerardo Colafossi, ti porto un messaggio dei morti nostri e pure di Santa Gemma. Scusate, ma vado un momento a pisciare. Spiderweb is tangled up with me, and I lost my
my head and thought of all the stupid things I'd said. Spider web, and it's me in the middle. So I